Buongiorno cari spettatori e benvenuti ad una nuova edizione con la nostra informazione. Benvenuti a TG Prima. Il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Sono state tante le iniziative nella notte che si sono succedute a Napoli dopo la notizia della morte del numero 10 argentino, dell'unico re della città. Se per le prime ore l'aria generale era di smarrimento, di incredulità, poi è venuta fuori la voglia di condividere quel dolore, perché Diego era di tutti, Diego era Napoli. Diego era quasi un amico, un mito, un simbolo, un'icona, colui che tutti conoscevano e di cui tutti ora ne piangono la scomparsa. Ieri notte una folla si è radunata davanti allo Stadio San Paolo, che si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona, per portare dediche, lumini e striscioni. Un gruppo di tifosi della curva B è entrato dentro allo stadio per appendere uno striscione con il suo volto e con la dicitura The King. Tantissimi anche coloro che si sono ritrovati davanti ai murales di Diego ai quartieri spagnoli per una veglia improvvisata o davanti al più grande murales al mondo che raffigura Maradona, quello di Gjorit a San Giovanni a Teduccio. La città ha voluto salutare un uomo importante, la città ha voluto salutare il dio del calcio e lo farà sicuramente nei giorni a seguire. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto lasciare alcune parole per ricordare il grande campione argentino. Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l'anima. Ha contribuito a riaccenderne l'orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare, spiega in poche parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Oltre De Luca, anche il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Ascoltiamo le sue parole in questo servizio. Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Diego Armando Maradona. Davvero una notizia tragica in un anno pessimo. Lo avevamo visto sofferente in qualche immagine di alcuni giorni fa, l'operazione, ma nessuno di noi poteva immaginare a 60 anni, da poco si era festeggiato il suo compleanno, un epilogo così drammatico. Maradona e Napoli, l'amore di Napoli e dei napoletani per Diego è viscerale. Nel 2017, per nostra volontà, è divenuto cittadino onorario di Napoli, ma non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Però siamo contenti che nell'anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona. Attraverso di lui e attraverso il calcio, sembra incredibile, Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Maradona, un uomo che ha unito tutti i napoletani, napoletani di tutto il mondo, e ha unito anche i tifosi di altre squadre, se vogliamo, perché è stato il più grande e immenso calciatore di tutti i tempi. Sì, un uomo anche discusso nella vita, ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli e i napoletani, con la sua genialità, con la sua unicità, quindi ci ha dato felicità. Tanta gente ha chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest'uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Quindi oggi per Napoli è una giornata tristissima, l'abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia. E nella consapevolezza che quest'amore non finirà mai, perché è stato un amore vero, un amore grande. Cambiamo argomento, il Covid, il bollettino nazionale giornaliero della Protezione Civile vede nuovi contagi attestarsi sui 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi processati, per una percentuale di positività ai test pari all'11,2%, ancora in continua ascesa. Si segnalano inoltre 31.919 guariti e 722 decessi, cifre purtroppo ancora troppo alte e spaventose.
In terapia intensiva sono 32 i nuovi ingressi su base nazionale, mentre il dato nei reparti Covid inizia finalmente a scendere. Sono meno di 264 i pazienti rispetto a ieri. Continua la discesa, ma calano in Campania i contagi da coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi, sono 2.815 i nuovi positivi su 23.130 test effettuati, per una percentuale di positività ai tamponi del 12,1%, in continua ascesa. Ieri era al 12,8%. Si segnalano inoltre nel bollettino anche 3.471 guariti e purtroppo 47 deceduti, in un range tra il 7 ed il 24 novembre. Sono intanto 192 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 2.282 i posti letto occupati su 3.160 disponibili. Il Premier Conte è al lavoro per delineare le disposizioni in materia di emergenza coronavirus durante le festività natalizie. Al vaglio ci sono alcune restrizioni che potrebbero essere allentate, come alcune altre che invece potrebbero essere confermate. Innanzitutto verranno limitati gli spostamenti tra le regioni, indipendentemente dal colore deciso per ognuna di esse. Ristoranti e bar che verranno chiusi alle 18, i negozi alle ore 20 su base nazionale. Il coprifuoco potrebbe essere anticipato alle ore 21 e attivo anche la notte di Natale. Il cenone potrebbe essere esteso ad un massimo di 6 persone o ai parenti conviventi. La messa di mezzanotte potrebbe essere anticipata al tardo pomeriggio e le scuole infine potrebbero riaprire, ma non prima del 9 gennaio. Cambiamo decisamente argomento, il Covid non frena le truffe e a tal proposito sono 15 le persone che sono state arrestate, 10 dei quali sono finite in carcere e 5 agli arresti domiciliari per truffe commesse ai danni di persone anziane in quasi tutto il territorio nazionale. Infatti le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale d'Imperia hanno toccato anche le province di Napoli, Potenza, Terni e regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Il procedimento che adottavano i 12 malviventi era sempre lo stesso. Alcuni degli arrestati si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine che avevano appunto preso in custodia un parente, un figlio o un nipote dell'anziano vittima di turno. In questo modo fissavano una finta cauzione che veniva pagata in contanti dalle anziane vittime o da altri componenti della banda che addirittura si fingevano emissari addetto al recupero crediti. Sono ben 42 gli interventi riusciti dai 15 arrestati che ora risponderanno dalle accuse di truffa aggravata. Ecco le parole del Comando Provinciale dei Carabinieri d'Imperia. È scappato pur essendo positivo al coronavirus dal Cardarelli di Napoli per tornare a casa e quando la moglie ha avvertito il 118 ha colpito con una testata al volto l'autista dell'ambulanza che era intervenuto per tranquillizzarlo. Per fortuna la visiera paraschizzi indossata come dispositivo di protezione ha impedito lesioni al volto dell'autista. Successivamente, dopo l'intervento della polizia, si sono rassicurati gli animi e si è provveduto a riportare il paziente in ospedale. Non è il primo caso di persone che purtroppo colpiscono medici, infermieri o personale sanitario che stanno solo facendo il proprio dovere e duro, difficile lavoro. Un boato enorme si è sentito nella prima serata di ieri quando una bomba carta lanciata contro la sede del Consorzio Unico di Bacino ha distrutto la porta d'ingresso dell'ufficio sito in via Fossi Ardeatine a Santa Maria Capua Vetere. La sede in quel momento era chiusa, non si segnala nessun ferito nemmeno tra i passanti. Gli agenti del commissariato locale di polizia, che è adiacente al consorzio, stanno indagando sul gesto intimidatorio. Sono 7 medici, un infermiere, 2 dipendenti amministrativi e 3 tecnici in servizio dell'ASL di Aversa che sono stati sospesi dal servizio a seguito di un'indagine che ha visto in AS indagare su sospetti furbetti del cartellino. Infatti, i 13 erano soliti allontanarsi senza alcun motivo dopo aver timbrato all'inizio della giornata lavorativa in un periodo che intercorre tra luglio e ottobre 2018, i mesi in cui i carabinieri hanno installato telecamere di videosorveglianza per constatare la truffa ai danni dello Stato.
In realtà i dipendenti che sono finiti sotto indagine sono 22, ma 9 sono andati in pensione negli ultimi 2 anni e quindi non possono essere sospesi dal servizio. Alcuni inoltre erano soliti timbrare dopo la fine dell'orario di lavoro, riuscendo anche a percepire qualche extra per lavoro straordinario. Ora cambiamo argomento, è arrivato il momento dello sport. Il Napoli stasera sarà in campo per disputare la gara di Europa League contro il Rijeka alle ore 21 con Diego Armando Maradona nel cuore. Prima del fischio iniziale, il campione argentino sarà ricordato con un minuto di silenzio e dalle immagini che scorreranno sui maxischermo dell'impianto di Fuorigrotta. Come se il pipe d'oro si possa idealmente affacciare dallassù per dare un ultimo sguardo a quello che è stato il suo popolo, a quella che per anni è stata la sua casa. I ragazzi di Gattuso proveranno a omaggiare nel migliore dei modi il ricordo del Diez. Siamo forti e sono contento ed orgoglioso di allenare questa squadra, ha sottolineato il tecnico alla vigilia prima che la città ed il mondo intero venissero travolti dallo sconforto della tragica notizia. E con lo sport era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.